Ed eccoci ancora sulle fonti TV con le fonti Fast Finance, e naturalmente per chi ci segue sa di cosa si tratta, ma lo recita anche il sottotitolo, l'economia e la finanza spiegate in una manciata di minuti in modo molto semplice, un po' il nostro format dedicato all'educazione finanziaria, ma che in realtà fa sempre un po' il punto anche rispetto al mercato e a quello che gli investitori e quindi a chi si approccia al mondo della finanza cerca, perché chiaramente dobbiamo sempre stare intorno all'attualità, però con dei concetti che è bene conoscere proprio perché poi si traducono in atteggiamenti quotidiani che possono aiutarci, possono aiutare anche le nostre tasche, visto che di tasche parliamo spesso in questo momento, proprio perché insomma la situazione non è propriamente brillante a livello economico, insomma ancora di più ci sembra giusto, come dire, portare l'attenzione di determinate questioni che, ripeto, possono essere rilevanti. Oggi parliamo di fintech, lo leggete in sovrimpressione. È forse qualcosa di cui non si parla spessissimo, però è sicuramente una fetta di mercato che sta sempre prendendo più piede e soprattutto c'è sempre più interesse. Lo vedremo appunto in questa puntata. Naturalmente partiremo con lo spiegare di cosa si tratta. Allora, io ovviamente mi devo affidare a chi si occupa di questo tutti i giorni. Saluto con molto piacere in studio Deborah Ullasci, che mi è venuta a trovare, esperta di Ciao fintech. Maya, piacere Deborah, è un grande piacere averti qui. mio, grazie. Anche perché il fintech, allora, intanto tu condividi un po' Certo. con me questa voglia, questo desiderio, questa passione di spiegare in modo semplice l'economia, in senso più ampio. Poi arriviamo al fintech, è corretto? Anche tu tramite i social, Esatto. Sì, peraltro. esatto. Io ho iniziato a interessarmi al fintech dopo 7 anni di consulenza finanziaria. Lavoravo in una grande rete bancaria in Italia e poi durante la mia tesi di laurea ho realizzato che effettivamente questo tema non era ancora ben compreso neanche dai miei colleghi. E quindi ho voluto provare ad approfondire anche perché in realtà lo usiamo tutti i giorni, inconsapevolmente spesso alcuni, anche mia madre, che non è Figuriamo, sicuramente un'esperta di certo. finanza, lo usa ogni giorno, anche perché l'obiettivo del fintech è sostanzialmente quello di semplificarci la vita, renderla più economica da un punto di vista finanziario. Infatti viene detto che la finanza digitale vuole democratizzare il fintech e la finanza. Anche per renderla Quindi, sicuramente più attuale, naturalmente, perché l'abbiamo già detto, partiamo proprio dalle basi, poi tra un po' vedremo anche dei cartelli, però giusto perché poi volevo dire esatto. ancora qualche cosa su di te, è l'unione di finanza, tecnologia, quindi queste due radici Esatto. a cui rapportarsi, a cui fare La riferimento. finanza digitale, esatto. Quindi come te anch'io ho l'obiettivo di semplificare questo nuovo settore che diventerà sempre più utilizzato e più conosciuto. E quindi con Fintastico abbiamo deciso di fare anche delle videopillole in cui ogni settimana spieghiamo un termine del fintech. Così E si trova su semplifichi. Instagram, giusto? Si trova su Profilo? Dillo Instagram e anche ai su nostri amici, Facebook sì. e su LinkedIn. Siamo su Fintastico. fintastico.com, Già il esatto, che è nome una è favoloso. piattaforma, è come il TripAdvisor delle fintech. Se abbiamo bisogno di un prestito, una carta di debito o qualsiasi servizio finanziario digitale, sul sito di Fintastico si possono trovare tantissime recensioni o comparatori, insomma, è come il nuovo TripAdvisor che io ormai quando vai in giro Ma per strada, non certo. cerca un ristorante lì. Lo stesso per i servizi di Ottimo, mi piace molto. fintech. Senti, giusto, poi dopo andiamo a vedere qualche grafica che riesce a spiegare veramente cosa significa tutto quello che stiamo già introducendo. Ma quando nasce la passione per il fintech? La La passione di Deborah passione Ullasci. nasce grazie al mio mentore che è Carlo Alberto Cannavale Maffè, che durante i nostri eventi in consulenza finanziaria ci diceva che effettivamente la finanza digitale diventerà sempre più importante. Prima c'era in realtà questo dibattito che le fintech avrebbero fatto concorrenza alle banche e alla concorrenza. In realtà assolutamente no, sono in cooperazione e possono diventare in realtà uno il supporto dell'altro. Quindi Dell'altro. durante la tesi ho voluto fare la tesi sul fintech e sul caso della mia rete bancaria, tra l'altro, e quindi ho potuto confrontarmi su centinaia di consulenti finanziari su quali fossero i temi più importanti, l'utilità e se capissero effettivamente la portata di questa nuova rivoluzione. Certo, allora andiamo con il prossimo titolo, i fintech.
titolo Fintech, un mercato in continua espansione, perché vorrei proprio partire da qui. Intanto mostro io un confronto, possiamo mostrarlo dalla regia, appunto di Fintech in Italia 2019 versus 2020 e 2021. È corretto dire che davvero si stanno vedendo molti progressi in generale per quanto riguarda il settore? Assolutamente sì, il settore che sta registrando una crescita maggiore in realtà adesso è quello dei pagamenti, è quello che alla fine usiamo praticamente quotidianamente, praticamente tutti. Si stanno facendo delle rivoluzioni assurde, si parte dal buy now pay later, quello con le rate senza interessi, a addirittura tra un po' si potrà pagare semplicemente con un sorriso o con un gesto della mano. Dovremmo stare attenti a sorridere però a questo punto, perché se abbiamo poche risorse come in questo momento, attenzione, perché già io e te avremmo speso un sacco di soldi. Sarebbe stamattina un problema, effettivamente. Ecco, adesso battute a parte, però questo per dire che questo facilita, no? Tutto questo facilita la vita delle persone. Sì, effettivamente lo scopo è effettivamente proprio quello di facilitare, di rendere molto più semplice liberare tempo per fare attività di valore aggiunto. Ma poi soprattutto dopo questo periodo di pandemia, questa carenza di liquidità delle banche che purtroppo abbiamo un po' tutti noi dovuto subire, le fintech danno un po' di aria fresca, quindi permettono di accedere alla liquidità in modo molto più semplice, anche senza maggiori rischi, perché in realtà ci sono dei metodi di rating digitale in cui possono analizzare tantissime informazioni senza avere semplicemente quelle bancarie di debiti o crediti precedenti. Quindi persone giovani anche come noi che non hanno mai avuto accesso al credito, ora con il fintech possiamo anche noi beneficiare. E questo è molto interessante, perché appunto i giovani attraverso i sistemi tradizionali sono sempre stati quelli un po' più esclusi, perché chiaramente hanno meno possibilità. Sì, no? Ma non semplicemente noi giovani, anche pensa a chi ha vissuto all'estero per tantissimi anni ma non ha avuto dei crediti in Italia, risultano un po' estranei dal credit rating, quindi anche loro sono spesso paradossalmente esclusi dal credito, quindi il fintech aiuta anche in questi casi. Allora, cominciamo a vedere le grafiche, attraverso le grafiche insomma ci addentriamo ancora di più nel mondo del fintech. Partiamo dal primo, che in realtà ci spiega appunto che cosa si intende, l'abbiamo già detto, finanza più tech, tecnologia, il settore che riguarda l'insieme di innovazione e tecnologia applicata al mondo finanziario e bancario. E questo dato, quello che leggiamo subito sotto, è interessante. Gli analisti si aspettano che il mercato globale del fintech raggiunga un valore complessivo di 324 miliardi di dollari entro il 2026. Se vuoi aggiungere altro, ovviamente ti invito ad aggiungere, però insomma già lo stavamo dicendo prima, no? È in continua evoluzione, proprio esponenziale, mi verrebbe da dire. Assolutamente sì, siamo un po' frammentati a livello globale, nel senso che l'Oriente vede il fintech in un certo modo molto diverso immagino in Italia o in Europa o in America. Quindi in Cina ci sono delle app, sono molto più... Beh, dipende anche avanzate dall'evoluzione tecnologica che hanno i singoli paesi, no? Ma in realtà una delle parti più importanti è la regolamentazione normativa, che è molto più lenta in confronto a quanto corre la tecnologia e l'innovazione. Quindi spesso non riescono a normare dei servizi e delle tecnologie che ancora non esistevano quando sono state fatte le prime normative, quindi c'è questo limite. Stare al passo, insomma, no? Perché effettivamente lo diciamo sempre, insomma, per quanto riguarda la tecnologia, quello che oggi è nuovo domani non lo è già più, però il regolatore spesso arriva in ritardo, quindi si trova a normare. Adesso io sto cercando di tradurre ovviamente i tuoi insegnamenti, perché poi Fast Finance vuole appunto cercare di insegnare qualcosa sempre con rispetto per chi ci segue, perché probabilmente c'è chi ci segue che ne saprà sicuramente, però insomma non tutti, e quindi cerchiamo di farlo. Dicevo, cerco di tradurre il tuo insegnamento: il regolatore a volte magari è in ritardo a normare, quindi siamo già avanti con l'evoluzione, no? Sì, c'è di positivo però che in Italia c'è l'associazione in cui lavoro, Italia Fintech, che abbiamo stretto contatto con le istituzioni come per esempio Consob o Banca d'Italia, quindi i nostri associati che fanno parte comunque dell'ecosistema fintech ci comunicano quali sono le maggiori difficoltà e quali sono le loro esigenze, e quindi creiamo dei tavoli di lavoro in cui ci possiamo confrontare bellissimo con loro. E loro capiscono le nostre esigenze e noi cerchiamo di comunicare. Questo è importante. Esatto, quindi ci sono già dei vari movimenti in Italia. Beh, mi verrebbe una battuta: se non si parla di fare rete quando si parla di te,
tecnologia, no? Insomma, è abbastanza limitato. Andiamo a vedere il cartello numero 2 per capire quali sono i servizi fintech in Italia più utilizzati. Li accennava già un po' prima Deborah. Beh, il mobile payment, ovviamente quando paghiamo, no? Ormai utilizziamo tutti questo metodo di pagamento. Sì. Al primo posto questo lo mettiamo. Quello è al primo posto. Primo posto. Chatbot per comunicare con la propria banca, questo è un servizio utilizzato? Grazie all'intelligenza artificiale, questa tecnologia che si implementa in base ai messaggi che riceve, le banche hanno comunque riconosciuto quali sono le richieste più comuni delle persone, quindi hanno dato dei servizi collegati a queste domande e appena si fa una domanda l'intelligenza artificiale riconosce la richiesta e spesso riesce a dare già una risposta senza dover attivare poi una persona. Certo. Fisica. Poi se non risponde ovviamente alla domanda, perché spesso tante persone chiedono dei servizi molto comuni, tipo il mio conto in banca, qual è il mio un conto corrente o qualsiasi informazione, quindi quello non è necessario ci sia una persona fisica, ma certo, in pochi secondi può già rispondere il chatbot. Assolutamente sì, questo anche insomma un servizio che un risparmio sia appunto, alla banca, esatto, che anche vale per la pena persona. Utilizzare proprio per l'ottimizzazione dei processi. Andiamo a vedere ancora il cartello e andiamo velocemente a leggere anche le altre più utilizzate, poi un commento lo chiediamo a Deborah. Allora, cartello, eccolo qui: trasferimenti istantanei di denaro tra privati, acquisto o rinnovo di polizze assicurative in digitale, gestione del budget personale o familiare, su questo ci soffermiamo un istante, prelievi di denaro senza carta via smartphone, vabbè, lo utilizziamo ogni momento della nostra giornata, gestione di sinistri da smartphone, sempre appunto da telefono. Allora, ti faccio fare un commento generale sugli altri, però perché volevo soffermarmi sulla gestione del budget personale o familiare? Perché proprio quando si parla di educazione familiare, educazione finanziaria, sappiamo molto bene che il primo obiettivo è proprio quello di aiutare tutti a gestire in modo più semplice e anche più, come dire, coscienzioso le proprie finanze personali. Da lì parte tutto, no? Però insomma, un commento su tutti questi utilizzi, Deborah. Allora, da ex consulenza finanziaria partirei da due temi importanti, sì, che tocca quella lista. Prima di tutto le assicurazioni, quindi la protezione è la prima parte più importante nella pianificazione di una famiglia, quindi digitalizzare le assicurazioni possono creare una protezione e una sicurezza altissima, efficientandola tra l'altro, perché la, certo, rende molto più economica e molto più personalizzata. Ognuno potrà avere i servizi che realmente di cui necessita, non semplicemente delle polizze fatte un po' ad hoc. Invece quello della pianificazione finanziaria, quella del risparmio, ci sono delle app che ti permettono davvero di aiutarti a risparmiare, a gestire le tue spese. Pensa che ci sono delle app di fintech che ti aiutano a dividere le spese per l'affitto, quelle per le bollette, oppure quelle per le vacanze. Ecco. Ci sono dei budget, quindi quando superi il tuo budget ti dà un piccolo alert per avvisarti. Beh, quando modello, stai esagerando. C'è un metodo economico proprio che è basato proprio sulla suddivisione, no? di come dirottare le nostre finanze, ovviamente dando precedenza a quelle spese necessarie per poi arrivare anche a quelle superflue, che poi vabbè non sono superflue perché una vacanza serve anche a mantenere un benessere psicofisico, quindi però chiaramente le suddividiamo in modo... quindi ti aiutano proprio loro, ti danno loro indicazioni. Ti aiutano proprio app. Loro, tu sai in base alle tue entrate quali sono i tuoi budget per le spese fisse, quelle per il risparmio, quelle per... le tue necessità, il piacere, sì, esatto. E quindi ci sono proprio dei limiti, alcune bloccano proprio le uscite, ti avvisano e bloccano proprio le uscite, così ti aiutano a essere molto ligio. Beh, esatto, laddove tu vuoi sgarrare. Abbiamo tutti questi... un po' bisogno anche di sì, questo. A volte pensa sì. Quando vai fuori a una cena, ti permettono di dividere il conto tra persone, oppure tra coinquilini, che hai delle spese, delle bollette, quindi ti permette di dividere proprio il tuo conto solo su quelle spese, così sai già che quella parte è occupata. Beh, ci evita anche un lavoro mentale di calcolo che magari non ci dà neanche la garanzia che sia corretta. Sì, anche perché la contabilità mentale di tanti di noi appunto, è un attimo... Appunto, sì, io mi metto assolutamente in prima fila. Allora, andiamo a vedere il cartello 3 e anche il cartello 4, li vediamo in successione. Così poi anche qui approfondiamo. Allora, fintech e consulenza finanziaria, i temi che più richiedono una consulenza sono previdenza e pianificazione del pensionamento, investimenti, stipula mutuo, successione ed eredità. E poi andiamo a vedere anche il cartello
4, dove c'è questa parola che devo dire, bisogna dirlo anzi, il consulente finanziario. Io ho chiesto a Deborah, ma è una parola che esiste? Perché io ho cercato, non l'ho trovata, o l'hai inventata tu ed è un'idea di Deborah. Adesso ci facciamo anche spiegare. Effettivamente ci sta, perché il consulente però finanziario che insomma fa proprie anche tutte le nozioni tecnologiche che ruotano intorno alla finanza. Allora, passaggio generazionale, qui è stato messo in evidenza questo, l'età media negli ultimi 20 anni è cresciuta da 45 a 51,7 anni. I neoconsulenti con un'età inferiore ai 30 anni sono diminuiti drasticamente dal 14,4 al 2%. Trasferimento di ricchezza quantificato in almeno 800 miliardi di euro di asset finanziari nei prossimi 20 anni e oltre il doppio di asset liquidi. E poi c'è punto numero 2, conflitto di interessi. Allora, da dove vogliamo Esatto. partire? Intanto, vabbè, consulente, che è una tua idea. Sì, ho coniato questo termine perché effettivamente secondo me rendeva bene l'idea. Certo. Si parte dal fatto che, come dicevo prima, le fintech non sono in concorrenza con le banche, la consulenza finanziaria, ma anzi si possono aiutare a vicenda, sia perché le fintech nascono per personalizzare uno specifico servizio, quindi non fanno una consulenza, una pianificazione finanziaria a 360 gradi, quindi rende ogni servizio molto più efficiente e personalizzato. Quindi ci sarà sempre assolutamente bisogno di un consulente finanziario, perché potrà aiutare lui a efficientare quei servizi che non danno valore aggiunto, ma che possono semplicemente essere fatti dalla tecnologia, e liberare tempo per quelle necessità in cui c'è davvero bisogno di empatia e di comunicare con il proprio Certo. cliente. E quindi, secondo me, secondo il settore, ci sarà questa nuova figura che io ho coniato e chiamato come consulente finanziario. Hai depositato il brevetto? Perché Non qua, ancora, non ancora. insomma, cioè, facciamo così: intanto c'è la testimonianza del Tu fatto che l'hai testimone? avuto tu, io e questa re registrazione, perché poi la registrazione sarà disponibile, quindi già fa da testimonianza, però fallo perché effettivamente è un ottimo. Ma come siamo messi come formazione per questa nuova figura professionale, a tuo parere? Allora, la formazione si fa, ma non è ancora, l'offerta non è ancora ampia per un consulente finanziario, nel senso che nelle reti c'è ancora un po' un problema di sia passaggio Sì, generazionale, come come abbiamo dicevo, visto, certo. sia perché i consulenti spesso si concentrano in una fascia di clienti che hanno un'età ancora alta, e quindi non si concentrano sui millennial, che è quella che la utilizzano e vogliono utilizzare di più. E poi c'è questo piccolo problema di conflitto di interessi che a volte può limitare il suggerimento di strumenti che sono efficaci. Quindi alcune reti si stanno già organizzando e strutturando per l'utilizzo anche di servizi più fintech, come il crowdfunding, il lending, o il robo-advisor, Sì. che non sostituiranno Infatti devo vedere il assolutamente cartello successivo perché già Deborah lo sta anticipando, cioè cosa farà, stiamo parlando di formazione per questa nuova figura professionale, cosa farà il consulente finanziario digitale, cambia il modo di offrire servizi, riconoscimento dell'identità e protezione dalle frodi, utilizzo piattaforme fintech come robo-advisor, lending, crowdfunding, pagamenti. Esatto, dovranno essere preparati i consulenti finanziari non semplicemente per un interesse personale, ma proprio dalla rete, perché soprattutto noi millennial, che saremo quelli che riceveremo, come dice la ricerca Finer, più o meno 800 miliardi dal passaggio generazionale. Certo, infatti abbiamo visto prima Quindi il. questo patrimonio andrà gestito, i millennial sono molto più interessati a questi servizi. Pensa alle criptovalute, che è aumentato del Come300% no? l'interesse, che al di là di essere un asset o meno volatile o comunque sicuro, è comunque un asset che viene utilizzato, quindi non può essere ignorato o sconsigliato. Devono essere preparati e devono saper consigliare e guidare questi clienti nel loro utilizzo. Quindi non ci sono soltanto più i classici asset, ma devono Esatto. aprirsi a questa. Hai detto una cosa correttissima che può anche farci arrivare alla chiusa di questa puntata, essere preparati, questo ovviamente sempre non a caso stiamo parlando di formazione, perché mi auguro che non sia un fenomeno che venga concepito un po' come moda, no? E capisci dove voglio arrivare, nel senso non deve esserlo, anche perché insomma, poi soprattutto quando parliamo di finanza, soldi, insomma le mode lasciamole da parte.
Quindi la competenza serve sempre, perché tu hai citato il mondo delle criptovalute che da una parte sicuramente è seguita da esperti e da persone che hanno studiato proprio non solo il fenomeno delle cripto, ma la fetta di mercato delle criptovalute. Quindi è diverso parlare di fenomeno, di fetta di mercato. Stessa cosa, però invece stavo dicendo anche sulle cripto, c'è chi si è buttato, no, nel mercato senza avere troppe cognizioni di causa. Ecco, poi ci ha rimesso, ma come succede un po' sui mercati in generale? Le competenze, però ecco, soprattutto in questi settori che sembrano tutti, no, dare solo spunti positivi, no, bisogna conoscerli ancora di più, forse per quello. Bisogna conoscerle ancora di più e affidarsi a persone che sappiano aiutarti a utilizzarle, perché prima di tutto la diversificazione è fondamentale. Si possono utilizzare però senza pensare di poter diventare ricchi in poco tempo, perché è il primo metodo per diventare Appunto, poveri. bravissima. Quindi il consulente magari non può fornirti spesso l'aiuto ad acquistarli, ma ti può aiutare a diversificare in base al tuo patrimonio, in base alle tue esigenze. Un po', insomma, chi ci segue, chi mi segue sa che questa è la regola che ripeto, a furia di essere anche un po' noiosa, ma è la regola numero uno, insomma, affidarsi a chi ne sa. Ma tu sei una consulente? Sarò una consulente, ho preso Sarà. Ecco, l'abilitazione all'albo di consulenza vedi? finanziaria, quindi guiderò questa nuova Ottimo, ottimo. professione. Allora, Deborah, intanto invito tutti voi a seguire Deborah sui social, dove, come abbiamo già spiegato, insomma, attraverso dei video molto semplici, molto veloci, un po' come quelli che faccio io se mi seguite, insomma, però sul mondo del fintech, vi porta per mano a comprendere di più, giusto? Poi chi volesse approfondire, magari farlo diventare anche una professione, insomma, può portare avanti il tutto. Assolutamente sì. Mi Quindi, insomma, ti trovano come Deborah Ulasci e... trovano come il fintech con Deborah o Deborah Al fintech Lasci, con il Deborah, fintech con Deborah, dove ci sono le mie video pillole in 60 secondi, cerchiamo di spiegare i termini in parole molto semplici, 60 perché secondi, poi è perfetto, quindi insomma, proprio il formato che piace alla maggior parte delle persone. Grazie Deborah, mi auguro di averti al più presto qui in studio, magari proprio per altre puntate di Fast Finance e per approfondire i temi. Grazie, grazie grazie a Deborah a voi. Grazie mille. Ulasci, esperta di fintech. E allora noi ci separiamo per una pausa. Dopo la pubblicità, Zoom Certificates, l'appuntamento con il mondo dei